Questa croce di pietra rinvenuta in Scozia, a Rootwell, è alta 5 metri e mezzo. La superficie è finemente scolpita con rilievi che raffigurano scene del Nuovo Testamento e reca iscrizioni latine sui lati nord e sud. Gli altri due lati sono decorati con incisioni di animali che si intrecciano e di rune anglosassoni. Questi dipinti raffigurano eventi storici e offrono un'immagine vivida della società Maya nel suo massimo splendore. Alcune delle scene più impressionanti raffigurano la guerra, la tortura e il sacrificio. Lo stile pittorico è raffinato e i colori sgargianti. Occupano tre stanze di un piccolo tempio in Chiapas, Messico. Questo splendido elmo in ferro e rame apparteneva a un capo guerriero anglosassone. Reca incisioni di scene belliche e motivi animali ed è finemente decorato con argento granato. Le sopracciglia, il naso e la bocca dell'elmo compongono un rapace i cui occhi di granato rosso avevano forse la funzione di proteggere il possessore. Uno dei maggiori capolavori della scultura medievale, questo giudizio universale colpisce per l'incredibile potere espressivo. La scultura decora il timpano della cattedrale di Autun in Borgogna, Francia. Occupa il centro la figura allungata di Cristo, alla cui destra compaiono Maria, gli apostoli e altri personaggi. Questo splendido trittico è composto da 51 formelle di smalto e rame dorate disposte su tre fasce e raffiguranti scene bibliche. La lucentezza dello smalto richiama l'arte bizantina, ma lo stile è decisamente gotico. L'artista francese Nicola di Verdun, autore dell'opera, era un abilissimo smaltista e orafo. Scolpita nell'avorio di Tricheco e alta 58 cm, questa croce è un'opera notevole per la superba lavorazione e la complessa iconografia. Contando ben 92 figure, la croce rappresenta con splendidi dettagli scene tratte dal Vecchio e dal Nuovo Testamento. Questo è un dipinto cinese raffigurante 6 cachi eseguito con inchiostro e pennello su fondo neutro. I frutti presentano piccole differenze nelle dimensioni, nella forma, nella posizione e nel colore. Muki era un monaco buddista e la sua opera è un esempio dell'approccio meditativo alla pittura tipico del buddismo. Questa è la più ambiziosa opera italiana di pittura su tavola realizzata fino a quest'epoca. Lo sfondo piatto e dorato, la figura allungata di Maria con in braccio Gesù bambino dalle sembianze adulte e la moltitudine di angeli iscrivono il dipinto nell'arte bizantina. Di contro, i tentativi di accennare la prospettiva e il chiaroscuro ci proiettano verso il Rinascimento. Questo ciclo di arazzi, realizzato per Luigi I d'Angiò in 7 anni, raffigura con immagini vivide e dettagliate la storia dell'Apocalisse tratta dal libro della Rivelazione. Composto da 71 scene suddivise in 6 sezioni, ognuna delle quali alta 6 metri, per una lunghezza complessiva di 100 metri, è una delle più belle opere medievali giunta fino a noi. Questa scultura monumentale formava la base di una fontana realizzata per un monastero in Borgogna. Le 6 figure a grandezza naturale dei profeti, tra i quali Mosè, Davide e Isaia, sono disposte intorno alla base esagonale con 6 angeli che, sopra di loro, poggiano su colonne. Se il video ti è piaciuto, metti un bel like, lasciami un commento, condividilo con i tuoi amici. Ricordati inoltre di iscriverti al canale e di cliccare sulla campanella per non perderti i nuovi video. Ciao!